ragazzi, allora oggi voglio filmare questo video che sarà interamente dedicato ai prodotti che pubblicizza Chiara Ferragni. Ebbene sì, tutti conosciamo Chiara Ferragni, tutti l'amiamo, a me personalmente piace molto, la seguo sui social e devo dirvi che i suoi gusti e le cosine che lei di solito sponsorizza mi piacciono sempre tantissimo. Alcune già le possiedo, come ben sapete se seguite i miei video, e quindi oggi ho pensato appunto di andare ad acquistare proprio le cose che i prodotti che vedo, le vedo pubblicizzare sui social media, in modo poi da riceverli e commentarli, guardarli e toccarli con mano assieme. Il mio computer è qui pronto, quindi direi di andare innanzitutto sul suo canale Instagram, così vediamo nelle sue fotografie appunto quali sono i prodotti che sponsorizza, pubblicizza nell'ultimo periodo, insomma. Ok, siamo sul profilo Instagram di Chiara Ferragni. La prima cosa che vedo subito, perché è presente nella sua foto profilo, è la palette in collaborazione con Lancome, che appunto ha creato una palette di trucco. Ci sono ombretti, rossetti, eccetera, e quindi questo sarà il primo prodotto che noi andremo ad acquistare. Non fosse che già ce l'ho. Vi dicevo che mi piacciono i suoi prodotti e avevo già dedicato un video alla sua makeup collection appunto di Lancome, e quindi vedremo in questo video anche questa palette assieme ad altri prodotti di quella makeup collection, ma andiamo a vedere altre cosine sul suo profilo. Allora, una cosa che noto da subito è appunto la bambola che si chiama CF Mascotte, quindi Chiara Ferragni Mascotte, e lei pubblicizza molto questa bambola che, se non sbaglio, è della Trudy, le assomiglia ed è vestita come lei, e secondo me è una cosa molto molto carina avere la propria mascotte. Andiamo a vedere, clicchiamo sul sito ed effettivamente questo lo ha linkato lei, CF Mascotte, che ha 20.000 follower e oltre, ed effettivamente c'è il video di Chiara Ferragni con la mascotte a grandezza naturale che passeggia, e poi ci sono un sacco di altre fotine. Appunto, qui c'è Chiara Ferragni con la sua mascotte, molto molto carina, devo dire, questa bambola, questo non so se è una bambola o un peluche, però è molto molto carina, ed effettivamente si vede Chiara Ferragni by Trudy, e limited edition mi sa. E anche in altre foto la vediamo molto carina e le assomiglia, devo dire, le assomiglia molto. E oh, non avevo visto che ci fosse anche la bambola di Fedez. Vabbè, comunque questa è la prima cosina che noi andremo ad acquistare. Vediamo qualcos'altro, perché ovviamente non possiamo acquistare solo questa. Altre cose che sponsorizza, vediamo quali sono. Beh, mi salta subito all'occhio, per esempio qui ci sono diverse foto in cui indossa gli abiti della sua collezione, Chiara Ferragni Collection. Qui ad esempio ha un top azzurro ed un paio di pantaloncini azzurri con la scritta, con il logo CF Monogram, che si ripete, e se non sbaglio sono nuove queste, questo logo è abbastanza nuovo di questa collezione con la CF, CF che si ripete. Quindi sicuramente dovremo acquistare qualcosina dal suo shop, assolutamente da Chiara Ferragni Collection. E poi un'altra cosina che lei pubblicizza un sacco e che io devo dire personalmente adoro sono le cover per l'iPhone. In particolare mi piace un sacco quella rosa glitterata, secondo me è geniale. Il logo, il suo logo è meraviglioso, il fatto che sia rosa glitterata la rende pazzesca. Eccoci, qui c'è un'altra. Amo, amo, amo come le sta il rosa, e amo questa cover per iPhone. Quindi vorrei, che mi sa che è sempre di Chiara Ferragni Collection, assolutamente. Quindi vorrei acquistare anche questa, visto che appunto la vediamo molto spesso con questa cover, che poi è anche molto simile, diciamo, alla sua palette come stile. Quindi c'è il suo logo con questi occhioni azzurro, l'altro chiuso, quindi una specie di blink, una specie di schizzo d'occhio, come si dice in italiano, che ne so, e con lo sfondo rosa glitterato. Quindi
Questa assolutamente, e poi diciamoci la verità, volevo trovare una scusa per prenderla, perché è troppo carina. Eccola qui, qui c'è un video invece nel quale sponsorizza la sua palette, di cui parlavamo prima, in collaborazione con Lancome, e fa vedere, fa una specie di mini tutorial del trucco indossato da lei. Questo è il mascara, sempre della collezione Lancome, altra cosina che vedremo. Altra cosina però che stavo cercando, che so che lei pubblicizza tantissimo, sono i prodotti Chiara Ferragni per Pantene. Sì, infatti c'è l'hashtag Pantene Hair, Adv e Capelli Pantene, e qui effettivamente lei pubblicizza appunto i prodotti Pantene. Qui la vediamo con una piccola fiala di questo brand, la vediamo appunto nella pubblicità che conosciamo perché la vediamo in TV. E qui appunto vediamo la linea che lei pubblicizza, che è la linea Rigenera e Protegge. Quindi dovremmo acquistare anche questo, mi sa. Beh, siamo pronti, andiamo a fare il nostro Chiara Ferragni shopping. Sul sito Pantene vediamo subito Chiara Ferragni sull'home page. Compra ora e andiamo a cercare la linea Rigenera e Protegge. Eccola qui, che è quella che lei pubblicizza. Andiamo ad acquistare, io direi, shampoo e balsamo. Mi sa però che non sono acquistabili online. Mi sa che non è acquistabile, o perlomeno io sarò rimbambita, ma non vedo non vedo nessun tasto per poter acquistare il prodotto. Ci sono le valutazioni eccetera eccetera, ma non mi sembra cliccabile, non mi sembra acquistabile da qui, quindi dobbiamo prenderlo da un altro sito. Perlomeno io non riesco a vedere, perché c'è scritto compra ora, ma in realtà non trovo il tasto per acquistarlo. Ok, alla fine li ho trovati su Amazon. Ripeto, è molto più semplice sicuramente acquistarli in un qualsiasi supermercato, in una drogheria, ma per questo video lo faremo su internet. Allora, su Amazon Pantene Provi Shampoo Rigenera e Protegge 250 ml a 2,59€. Aggiungi al carrello, direi. Ok, adesso andiamo alla ricerca del balsamo. Balsamo Pantene Rigenera e Protegge 200 ml, 2,65€. Direi proprio che è lui. Aggiungi al carrello. Ok, ci siamo. Due prodotti nel carrello, procedi all'ordine. 5,24€ il totale. Adesso vado ad inserire la mia mail e tutti i miei dati per l'acquisto, che ovviamente per ovvi motivi non posso farvi vedere, ma insomma basta inserire i miei dati e l'acquisto è stato fatto. Andiamo, adesso che abbiamo acquistato lo shampoo e il balsamo Pantene, andiamo alla ricerca del bambolotto Trudy. Ok, la vedo su eBay a 34,90€. Su chegiochi.it la vedo a 17,45€ e penso che sia il prezzo più conveniente. Al posto di 34,90€ la vendono a 17,45€. Che carina, è veramente veramente carina, non posso dire che non sia carina questa bambola. Quindi clicchiamo su acquista. Ok, adesso vado a registrarmi al sito e ad inserire tutti i miei dati. Anche qui, per motivi di privacy, ovviamente non posso farvi vedere appunto i miei dati personali e quelli della mia carta di credito, ma adesso manca poco e abbiamo anche qui quasi acquistato la nostra bambola Trudy Chiara Ferragni. Oh mio Dio, sono super emozionata. E poi direi a questo punto non ci resta che andare su chiaraferragnicollection.com e andiamo. Allora, numero uno, voglio cercare la cover, quella rosa fucsia che lei ha sempre, cioè ha spesso nelle sue fotografie, specialmente quando è uscita la pubblicizzava tantissimo, e dovrebbe essere questa, la Cover XR Flirting Glitter. Acquista assolutamente. Ok, e questa è già nel carrello, evviva, evviva! Andiamo anche a vedere l'abbigliamento. Lei molto spesso indossa queste magliette, top, felpe, t-shirt, costumi da bagno che hanno il suo logo. Stessa cosa vediamo anche qui in quest'altra foto. Eccola qui, la vediamo indossare
il costume, ad esempio, con il suo logo famosissimo di Chiara Ferragni Collection. Quindi dobbiamo assolutamente acquistare anche una maglia, una t-shirt, una felpa, qualcosa che abbia questo logo. E l'ho trovata, è esattamente questa, quella che voglio, turchese con le perline, che è carinissima. Procedo anche all'acquisto di questa e ci siamo, ragazzi. Abbiamo acquistato un sacco di merchandising, un sacco in realtà di prodotti che Chiara Ferragni pubblicizza, e ci rivediamo tra qualche giorno per vederli, toccarli con mano e vedere come sono dal vivo. Several days later. Ragazzi, finalmente è passato qualche giorno e mi è arrivato tutto! Mi è arrivato tutto! Allora, vediamo. Se quando filmo non mi cade tutto a terra, come ben sapete, non è un video di Nicole. Allora, iniziamo dalle cosine Lancôme, perché queste cosine, se mi seguite, già le avevo e da un po' che le ho prese e le adoro. Specialmente adoro questa palettina. Gatto Max, cioè lui si infiltra sempre nei miei video così, con nonchalance. Questa palette, ragazzi, al di là del packaging che è meraviglioso, è veramente stupendo, dietro è semplicemente rosa, così metallizzata, davanti è glitterata. Questa palette la amo specialmente per l'illuminante, tant'è che da quando, infatti è abbastanza zozza perché la uso molto, infatti da quando ho ricominciato ad utilizzare, cioè da quando ho provato questo illuminante, ho ricominciato ad utilizzare l'illuminante che prima non usavo da secoli, e la amo appunto specialmente per l'illuminante e per gli ombretti, che tra l'altro sto indossando anche oggi, perché ho messo anche gli ombretti della sua collezione ed ho utilizzato il mascara, che è questo. È un ottimo ottimo mascara, anche se secondo me riesce ad essere più performante quando diventa un pochino più secco. Non appena l'ho comprato era sinceramente troppo bagnato e mi appiccicava troppo le ciglia. Adesso che si è un po' asciugato e è diventato un pochino più secco, me le separa molto molto meglio. Quindi questa è la mia esperienza con questo mascara. E poi, come ben sapete, c'è anche il gloss della sua collezione, ed io ho quello color pesca, che si chiama L'Absolu Lacquer, e il colore è... questo è il colore 2018 o è l'anno, non ne sono tanto sicura. Comunque è un bellissimo color pesca, corallo e glitterato, ma devo dire che una volta applicato i glitter non si vedono tantissimo, cosa che preferisco, è molto shiny però. Poi andiamo invece, tadan, a vedere dust bag, quello che ho preso, cioè la t-shirt. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ho già spacchettato tutto perché c'erano mille scatoloni, ragazzi, così almeno riesco a farvi vedere tutto. Allora, il colore è stupendo, è meraviglioso. Sembra molto più verde di quanto non sia in realtà in videocamera. Sembra verde acceso, in realtà è più un turchese, ma è stupenda, è stupenda. Vabbè, questo logo con le paillette ci piace, mi piace tantissimo, tantissimo. Io ho preso, che taglio ho preso? Ho preso una M, ed effettivamente credo sia abbastanza true to size, quindi non la vedo né troppo grande né troppo piccola. In realtà, made in Italy, super 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 carina. Queste appunto erano della collezione estiva, quindi non sono più disponibili sul sito, ma magari insomma ci sono quelle molto simili, che invece di avere il logo con le perline hanno il logo semplicemente ricamato su, ma magari il prossimo anno ritornano, lo spero, perché a me piace tantissimo questa cosa delle perline, troppo 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 carina. Non vedevo l'ora di provarla, ragazzi, e anche indossata devo dire che per me è stupenda, mi piace un sacco il colore, mi piace un sacco il logo, è bellissima. E poi molto carina devo dire anche la dust bag nella quale era avvolta. Altra cosina ta-ta-ra, che abbiamo preso è la cover. Io vi giuro, non vedevo l'ora di avere questa cover, e quando ho pensato all'idea di questo video mi sono detta: ok, forse è la volta buona che vado ad acquistare questa cover, perché mi piace troppo, mi piace troppo. E poi guardate come ricorda in realtà la palette, e io ho tutto rosa, ragazzi, la mia bottiglia d'acqua, il mio computer, è tutto rosa nella vita di Nicole, e decisamente, perché parlo in terza persona non lo so, e decisamente non potevo non prendere questa cover, che è stupenda, stupenda. Thanks for buying Chiara Ferragni, c'è il bigliettino all'interno, e questa è la cover. Ah, è morbida, me l'aspettavo rigida, non so perché. Invece è di quelle
squishable ed è i glitter sono molto grandi e si sentono al tatto, e poi c'è appunto il logo, questo è ricamato, molto bello, sembra di qualità anche molto alta, e i bordi sono tutti rosa metallizzati e all'interno c'è il brand, non so se si vede in videocamera, c'è scritto Chiara Ferragni. Wow, semplicemente wow, è bellissima e mi piace tanto. Altra cosina che dobbiamo andare a vedere sono loro, e questi, per essere corretta in questo video, li ho utilizzati quando ho levato i capelli ieri mattina, quindi non sono freschi di shampoo e balsamo in questo momento, li ho usati ieri, sia lo shampoo che il balsamo della linea Rigenera Protege. Devo dire che mi è piaciuto, mi piace il profumo che ha, non saprei dirvi dopo un solo utilizzo se è pazzesco e se rigenera e protegge davvero, perché ovviamente bisogna usarli nel long run, cioè in un periodo di tempo più lungo, anche perché ovviamente usandoli solo una volta ce n'è ancora tantissimo di prodotto all'interno, però mi è piaciuto, non mi ha seccato i capelli, cosa importante che alcuni shampoo fanno. Il balsamo, anche questo mi è piaciuto tanto, ma vorrei che fosse un pochino più denso e un pochino più ristrutturante, ma qui mi sa che ho sbagliato io, perché avrei dovuto prendere la maschera, che di solito, anzi sempre, è molto più nutriente per i capelli rispetto al balsamo, che insomma va più a districare i capelli e a ovviamente renderli più morbidi, ma non quanto la maschera. Quindi però tutto sommato, anche di questo il profumo mi è piaciuto molto, ma tutto sommato non sono niente male, ragazzi. Preferisco onestamente altri brand per quanto riguarda i capelli, ma non sono affatto male, specialmente per il prezzo che hanno, direi che non sono male. E poi, tantarà, l'altra cosina che vi è arrivata a sé è la bambola Trudy Original Handmade, quindi sono fatte a mano, non lo sapevo che fossero fatte a mano. No vabbè, mi piace un sacco, anche che, non so se lo vedete, ma lo sfondo è con un po' lo sfondo californiano, perché lei comunque ha vissuto per un bel po' a Los Angeles, credo abbia ancora una casa lì. Eccola qui, allora, molto carino lo sfondo con le palme ed è sicuramente un background di Los Angeles. E poi c'è lei, ragazzi, il bambolotto. Devo dire che forse me lo aspettavo un pochino più grande, ma forse perché vedevo sempre la mascotta a grandezza naturale, quindi forse per questo. È molto carina, ha le All Star ai piedi, con la scritta ovviamente Trudy, che Chiara indossa spesso. Questo completino con top corto e minigonna a quadri. E poi questa giacca in, sembra in pelle, ma in realtà ovviamente non è in pelle, è lucida, molto bella, con il logo Trudy al posto della collana, e i capelli ovviamente sono rigorosamente biondi, e devo dire che anche le assomiglia, non si può dire che non le assomigli, super, mi piace un sacco, ovviamente che uso ci potrò fare se non ammirarla, però è molto molto carina, non si può dire di no. E questo è quanto, mi sa, ragazzi, per il video di oggi. Abbiamo acquistato un sacco di cosine, Chiara Ferragni, e sono particolarmente contenta di quello che ho comprato, perché è tutto stra figo. E niente, questo è quanto, mia family, spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, perché questo video lo vedrete di sabato, quindi bacio grande, a lunedì. Ciao e buon weekend!